Parliamo di una vicenda che ha sconvolto l'opinione pubblica. Sono passati esattamente 6 anni da quando la giovane Giulia Di Sabatino è precipitata da un viadotto dell'A14 a Tortoreto. La famiglia non ha mai creduto al suicidio e oggi c'è stata una conferenza stampa di Codice Rosso che dice ci sarebbero tutti gli elementi per poter riaprire il caso. Il punto della situazione in collegamento social con il nostro Luca Pompei. A te, Luca. Sì, grazie Antonella Della Linea. Siamo qui al ristorante Largo del Molino, il luogo dove Giulia Di Sabatino lavorava. Giulia Di Sabatino oggi avrebbe compiuto 25 anni. Esattamente 6 anni fa è stato ritrovato il suo corpo sull'ciglio della 14. Anni di indagini, non si è arrivati a una conclusione certa. Oggi i genitori, l'associazione Codice Rosso e il suo avvocato da sempre, Antonio Di Gasperi, portano elementi nuovi che potrebbero far riaprire il caso esattamente a 6 anni dalla tragedia. E siamo con l'avvocato Antonio Di Gaspare. Quali potrebbero essere questi elementi nuovi? Ci piace dirlo oggi che la ricorrenza della triste morte di Giulia, ci sono nuovi elementi. Stiamo per depositare una nuova istanza di riapertura delle indagini sulla base di ulteriori elementi acquisiti dai nostri consulenti, tanti consulenti che ci stanno aiutando, da ultimi M-Team, il gruppo M-Team, che ha rinvenuto delle cancellazioni sul cellulare, sul tablet, sugli apparati informatici di Giulia, cancellazioni di file, messaggi riferiti direttamente al giorno della morte, il giorno prima, o qualche giorno prima, alcuni giorni dopo, con degli accessi da remoto, anche sembrerebbe quando i telefonini e le altre cose erano già state sequestrate dagli inquirenti. Sono delle procedure molto complesse, con delle autorizzazioni che M-Team ci ha detto hanno ricevuto, ottenuto da giudici americani e quindi avrebbero ottenuto da alcuni social, in particolare da Facebook, l'autorizzazione a rinvenire questi dati. Adesso ci sarà il confronto con le copie giuridiche di questi apparati per suffragare queste ipotesi. Abbiamo già dato alla stampa, ad esempio, 3 selfie che Giulia si era fatti a qualche ora dalla morte, che non fanno parte del fascicolo processuale, che erano stati cancellati. Sarà interessante vedere a chi erano stati mandati. Sono dei selfie spiritosi molto belli che sicuramente comprovano che Giulia non volesse quella sera togliersi la vita. Inoltre ci sono ulteriori indagini proprio sulla morte, sullo stato del corpo, con la incompatibilità della morte con una caduta dall'alto e con l'investimento dei mezzi che passavano in autostrada, proprio per la mancanza di tracce ematiche sia su alcuni resti che su alcuni indumenti. Secondo M-Team, a breve avremo le perizie complete, molto probabilmente per loro Giulia le sarebbe stata tolta la vita altrove e poi deposta lì sotto quel cavalcavia. Grazie all'avvocato Antonio Di Gaspare. Dunque, Antonella, elementi estremamente importanti che riassumiamo brevemente: i file cancellati da remoto sui dispositivi di Giulia e soprattutto delle perizie che comprovano il fatto che Giulia non può essere morta a seguito di una caduta dal cavalcavia, ma addirittura potrebbe essere stata portata lì, già a cadavere. Staremo a vedere, io ti restituisco la linea. A te, Antonella, grazie.